Nel precedente video di questo percorso che stiamo compiendo all'interno del software OBS Studio, ti ho mostrato come poter organizzare le scene per poter programmare una diretta o una registrazione del tuo schermo in modo semplice e soprattutto fare in modo che l'organizzazione delle tue scene potesse rimanere salvata e quindi che tu la potessi ritrovare ad ogni esigenza, sempre uguale a se stessa, e magari organizzare una serie di video che mantengano lo stesso aspetto. Oggi voglio farti vedere un passaggio ulteriore all'interno delle scene prima di andare nel prossimo video a trattare più compiutamente delle fonti che OBS mette a disposizione per popolare la tua camera. Ora, non ti sto a spiegare e a rifare tutto il processo di creazione di una scena. Ho organizzato per questo video 5 scene già pronte che vado brevemente a illustrarti. Abbiamo una scena di pre-live con lo starting soon, abbiamo la nostra intro dove ci presenteremo al pubblico, abbiamo una lavagna bianca dove disegnare o fare qualche cosa perché magari stiamo facendo una particolare diretta sul disegno e la pittura. Abbiamo una presentazione che in questo momento è nera perché il programma di presentazione non è attivo e abbiamo infine la scena di uscita per ringraziare dell'attenzione il nostro pubblico. Ora, come abbiamo visto l'altra volta, per passare da una scena all'altra e quindi cambiare camera e mostrare al nostro pubblico una camera diversa, dobbiamo cliccare sulla singola scena. Però a volte questa operazione potrebbe risultare più complicata se noi abbiamo a che fare con diversi programmi e quindi magari dobbiamo passare da un programma all'altro e non vogliamo tutte le volte dover necessariamente tornare all'interfaccia di OBS per poter cambiare fisicamente scena. Ora, naturalmente, il cambio scena diretto è molto più semplice se noi ad esempio abbiamo due schermi oppure se utilizziamo i tasti di scelta rapida che OBS mette a disposizione, ma anche questi li vedremo in un prossimo video. Adesso proviamo a fare un'operazione del cosiddetto cambio scena automatico, che è appunto una funzione che OBS mette a disposizione all'interno dei suoi strumenti. Nel menu a discesa selezioniamo strumenti, clicchiamo sulla voce cambio scena automatico e si apre questa finestra. Voi la ritroverete sostanzialmente così. Ora, che cosa succede? In alto qui a destra noi abbiamo la lista delle scene che sono presenti all'interno del nostro OBS. Troviamo infatti la pre-live, l'intro, la lavagna, la presentazione e l'altro. Ora, quello che a noi interessa è interagire automaticamente con le scene della lavagna e della presentazione. Ora, in lavagna noi applichiamo che cosa? La parte che riguarda il Paint. In questo caso stiamo utilizzando Paint e quindi associamo la finestra del Paint alla nostra scena lavagna. Clicchiamo su Passa a Intro, perché invece è la scena di base che vogliamo mantenere quando magari abbiamo finito la nostra presentazione, e decidiamo quanto sostanzialmente OBS deve metterci di tempo per passare tra una scena e l'altra. Quindi ogni quanto deve verificare se c'è un cambio scena oppure no. In questo caso 300 millisecondi corrispondono a 3 decimi di secondo. La stessa cosa la faremo con presentazione, solamente che a presentazione applicheremo il nostro PowerPoint. Aggiungiamo sempre con il tasto più anche la nostra presentazione e vediamo che abbiamo dunque animato le due scene lavagna e presentazione. Ora facciamo partire il nostro cambio scena automatico, quindi attiviamolo e andiamo nella nostra scena iniziale. Questa è quella che mostriamo all'inizio, passeremo poi alla intro per parlare con il pubblico e poi per andare alla lavagna e alla presentazione basterà semplicemente attivare le nostre finestre. Vedete, io ho attivato
ho reso attiva la finestra di Paint e OBS ha fatto il cambio scena automatico, quando la vado a chiudere OBS torna automaticamente alla scena intro. Attivo la mia presentazione e OBS è passato automaticamente alla scena presentazione. Quando poi ho finito, la vado a chiudere e OBS tornerà alla scena intro. A quel punto saremo pronti per andare con l'outro quando abbiamo finito la nostra diretta e terminarla. Una volta fatto questo, ricordiamoci di tornare in strumenti cambio scene automatico e terminare appunto il cambio scena automatico. Ora, naturalmente, se facciamo ripartire la registrazione, vedete, io attivo Paint, ma OBS rimane nell'ultima scena che ha registrato. Attivo il PowerPoint, ma OBS non sta cambiando nulla. Quindi, in questo caso, ripeto a che cosa serve questa funzione: a consentirci di interagire con le scene di OBS lavorando direttamente sui programmi invece che lavorando all'interno dell'interfaccia di OBS. Questa operazione può essere molto comoda, ad esempio, se noi non abbiamo un secondo schermo su cui poter appoggiare la finestra di OBS e quindi andare a interagire con quella finestra senza che la finestra di OBS venga coperta dai programmi che vogliamo mostrare, oppure se abbiamo entrambe le mani impegnate sulla tastiera perché stiamo utilizzando un particolare software che lo richiede e quindi non abbiamo la possibilità di poter utilizzare i tasti di scelta rapida che OBS ci mette a disposizione. Con il cambio scena automatico è sufficiente attivare la finestra che è collegata nel cambio scena automatico con la scena che appunto la contiene e quindi ogni volta che noi attiveremo quella finestra OBS ci proporrà il cambio scena automatico senza che noi dovremo andare ad interagire con OBS. Naturalmente questo può essere molto utile ad esempio con i giochi che si usano in full screen, quindi il gioco copre interamente OBS e quindi noi abbiamo bisogno di poter liberamente giocare senza aver necessità ogni volta di andare in OBS per cambiare la scena. Con questa funzione spero di averti mostrato qualcosa di utile per poter ulteriormente organizzare meglio le tue dirette e le tue registrazioni. Io ti ringrazio di aver visto questo video. Se naturalmente hai qualche problema, riscontri qualche difficoltà, utilizza la funzione commenti che trovi sotto questo video e naturalmente ti do appuntamento ai prossimi contributi su OBS che stiamo preparando, non senza averti ricordato di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i nostri prossimi video.